Alice, audizione oggi in Commissione Lavoro della Camera, relazione del segretario generale Francesca Fiorini sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro nelle aziende dell'associazione. Mar Rosso, primi report sulla crisi, a rischio 2,5 miliardi per le imprese italiane del trasporto e della logistica collegate ai porti. Il commercio estero perde 8,8 miliardi. BCE, il board conferma la tesi, tassi invariati sui massimi al 4,5%. Lagarde, mercati troppo ottimisti, continua la lotta all'inflazione. Medio Oriente, il ministro degli esteri italiano in Israele, stamane incontro con il presidente Herzog, nel pomeriggio a vertice a Gerusalemme con il premier Netanyahu. Intermodalità, partito un nuovo servizio ferroviario da Ponte Cagnano a Gioia Tauro gestito da Automar. 200 auto al giorno verso navi Grimaldi dirette negli Stati Uniti.